Avvicinatevi, avvicinatevi, grazie. Nini Gavasso, il presidente della Provoco, qui con me per favore. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere intervenuti anche quest'anno all'ottava mostra dei miei presepi. Qui alla mia sinistra c'è l'arciprete Don Felice di Palma e il sindaco alla mia destra, avvocato Giuseppe Rovascio. Anche l'assessore alla cultura, il mio carissimo assessore Pasquale Sibiglia, il presidente della Proloco Nini Gavasso. Allora, ripeto, grazie per essere intervenuti. Voglio salutare Raffaele Prunella che sta mandando questo video in onda, anche il fotografo, nonché mio cugino, Donia Anastasio. E passo subito la parola al parroco perché dovrebbe subito poi benedire eventualmente i presepi e poi accingersi a dire la messa nella chiesa di San Benedetto. Grazie. Bene, allora ecco, ascoltiamo prima un brano del Vangelo, ed è il brano del Vangelo di oggi che è la solennità dell'Immacolata Concezione. E questa festa di solito ci introduce in un tempo forte di Natale e ci prepara al Natale. Quindi ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo, chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Ed ora, prima della benedizione, diciamo insieme la preghiera del Padre nostro, chiedendo a Dio nostro Padre di prepararci bene al Natale, anche attraverso questi presepi che la passione forte di Vito Abruzzi per queste realtà del Natale ci presentano, soggetti natalizi che ci aiutano a vivere bene il Natale, farci comprendere che il Natale non è una favola, è un fatto storico realmente avvenuto, e questi presepi vogliono ripresentare proprio questo. Insieme quindi diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, benedici questi presepi, fa che possano essere segno della tua venuta in mezzo a noi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, ecco la benedizione l'abbiamo fatta. Gli auguri anche a Vito, davvero, perché ho saputo che questa notte è stata una notte travagliata qui dentro per realizzare tutti questi presepi,
è davvero questo, questa passione, perché soltanto le persone che hanno passione per queste cose possono fare anche delle cose del genere. Noi davvero ti diciamo grazie per questo impegno che non è facile. Bene, auguri. Grazie, grazie. Purtroppo io vedo che per motivi dovrebbe dire la messa pastorali, ecco, motivi pastorali dovrebbe lasciarci. Grazie di cuore. Innanzitutto ringrazio tutti gli sponsor che mi hanno permesso di realizzare quest'anno un calendario con delle foto di Conversano, quindi un calendario in 12 mesi, quindi non è un calendario con... quindi sono 12 pagine, ogni mese ha una pagina e ha una foto ovviamente diversa, e avrete tutti quanti modo di vederlo. Io ora passo la parola al sindaco, con molto piacere, che è qui presente. Grazie Vito, ma si sente? Sì, no, no, ma si sente verso lì, forse si sente dietro. Sentiamo, no, loro dietro dicono che non si sente. Si sente? Si sente? Sì. Ah, no, perché c'è la banda, perché c'è la banda. Forse. Se ne sta andando la banda. Salutiamo la banda. No, salutiamola con affetto, perché è un emblema, è un'istituzione a cui teniamo moltissimo a conversare, è un patrimonio proprio della nostra cultura. Anch'io voglio ringraziare tantissimo Vito, perché rinnova questa tradizione e questo impegno suo personale. Un impegno che, come diceva giustamente Don Felice, denota una caratteristica di questa persona, che è appunto la passione e la voglia di fare di più di quello che normalmente fa, perché tutti sapete che Vito lavora con noi, no? È un dipendente comunale, tra l'altro prezioso, per la cultura e per il nostro ufficio turistico, per cui nei suoi ritagli di tempo, quelli appunto non dedicati al lavoro per la comunità, lui fa questo lavoro, che è un lavoro straordinario, è un lavoro appunto fatto di passione, fatto di capacità, fatto di spirito di iniziativa, perché pochissimi hanno la capacità di mettere insieme tanti sponsor, di realizzare un calendario, di andare alla ricerca di cartoline, di foto antiche, le potrete apprezzare, della nostra città, che quindi ricordano tante, tante belle cose della nostra città, della città che noi amiamo, e cioè Conversano. Adesso forse si sente meglio, vero? Ma chissà che cosa è successo, però siamo felici di questo, è un segno che possiamo continuare a parlare. E io tenevo a dire una cosa. San Francesco è stato il fondatore, colui che ha inventato il presepe, e lui ha ideato, è lo spirito che ci deve caratterizzare in questi momenti, è proprio questo, ha ideato nel presepe un modello di società. Se voi guardate il presepe, avete la possibilità di intravedere la serenità che vi trasmette, avete la possibilità di verificare, perché un po' tutti, poi noi il presepe ce lo immaginiamo quasi tutti allo stesso modo, ovviamente ognuno con le sue particolarità, con le sue diversità, una società in cui tutti fanno qualcosa, in cui c'è questo mutualismo, c'è questo modo di aiutarsi l'uno con l'altro. I pastori vanno a rendere omaggio a Gesù, ma gli portano qualcosa, gli portano quello che non è un semplice regalo, è un modo per sostenere questa famiglia che sta in una grotta, per sostenere questa famiglia che in fondo è una famiglia povera. Guardate, quello spirito è lo spirito del Natale, ma è lo spirito che ci deve caratterizzare sempre nella vita. Dobbiamo trarre un grande insegnamento dal presepe, e quindi ancor di più ringraziamo Vito, perché ci dà la possibilità di apprezzarne tanti di questi disegni, di queste immagini, ma vi dico, viviamone insieme a lui, ma a tutti quanti noi insieme, con lo spirito di San Francesco. È uno spirito straordinario.
di persone che sanno stare insieme. Vedete, in tanti presepi, nei presepi più grandi, io noto che c'è quello che fa, c'è una bottega, c'è l'altra ancora, c'è il commerciante, alla fine c'è un po' di tutto, c'è quella società che dobbiamo ritrovare, la società di quelli che sanno stare insieme, che sanno stare uniti. Vito, ti ringrazio tantissimo, sono felice di partecipare ogni anno a questo evento che tu realizzi. Questa cosa ti fa onore e ci rende felici tutti, ci fa veramente vivere, iniziare bene il periodo natalizio. Auguri e in bocca al lupo al tuo lavoro. Allora, volevo dirvi soltanto una cosa velocemente. L'altro giorno ho avuto una multa e purtroppo la prima persona che trovai fu il sindaco. Allora, voglio soltanto dire che prima di tutto è bugia che gli impiegati non pagano le multe, io sono ne ho avute tre, quindi le pago molto volentieri per il fatto che ho sbagliato, che ho messo la macchina in divieto. Allora, e volevo volevo giusto dire al sindaco che ho messo, manco a farlo apposta, una poesia. Ho messo tre poesie di Madre Teresa di Calcutta nel calendario che ho fatto e dice: dai il meglio di te. Allora dice: l'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, non importa, amalo. Se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici, non importa, fai il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici, non importa, realizzali. Il bene che fai verrà domani dimenticato, non importa, fai il bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, non importa, sii franco e onesto. Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo, non importa, costruisci. Se aiuti la gente, se ne risentirà, non importa, aiutala. Dal mondo il meglio di te e ti prendendo a calci, non importa, dai il meglio di te. E questo è quello che dico al sindaco e che me lo dico, io l'ho scritto e io me lo ridico. E quindi ha ragione lui quando dice che insieme all'assessore alla cultura che stanno spingendo questo discorso del centro storico, non dico della chiusura ovviamente totale, ma di una chiusura parziale, e per questo motivo sono d'accordissimo per questa decisione che questa amministrazione magari sta prendendo sotto questo punto di vista. E quindi chiedo scusa se la prima persona che ho incontrato mi sono arrabbiato, poi non era neanche il caso, comunque va bene, sbagliando si impara. Quindi ora passo la parola all'assessore Sibilia, con molto piacere, lo stesso.